È successa una cosa un po' spiacevole. È sparito l'ukulele di Noè. Ovviamente non vogliamo accusare nessuno, ma insomma, se ci volete dare una mano a cercarlo, siamo sicuri che è qui da qualche parte. Ho un nuovo piano. Ritrova l'ukulele, diventa un eroe e conquista Giulia. Ma è questo? Sì, Pier Marco, grazie. Come non detto, ciao! Grazie Pier Marco, sei il nostro eroe, davvero, grazie. Ma guarda, era lì. Anche musicista. Buon proseguimento. Buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Di male sta, guarda, si fa così, giri qua e si abbassa da qui. Che è un modello di asta che non conoscevo. Ti è piaciuto il concerto? No, non lo so, ero con l'uomo della stampante. T'ha detto del romanzo? Sì, bello. Terribile. Terribile. Tu invece eri con Pier Marco. Un uomo migliore di te, ricordiamolo. Sì, anche lui è un appassionato di musica. Scommetto che suona anche, che magari c'ha una band, che potrebbe anche avere successo. Se solo non fosse così impegnato a salvare delle vite. Per favore. Ma per favore cosa? Per favore mi aiuti a metter via le sedie? Sì, dai, a voglia. Un gentleman, signori, perché invitarla a bere qualcosa quando puoi invitarla a spostare delle sedie? Ma certo, prossima mossa, cambiare una ruota, dissodare un campo, poi che fare una colata di calcestruzzo in una cassaforma? Che fai dopo? C'è un bar carino qua in piazza. Ma guarda, sono stanca, vado a casa, ordino cinese e poi collasso male sul letto. Vabbè, ci vediamo allora. E quando? Non lo so, al prossimo special stage. Ciao. Ciao. A settimana prossima. Fra una settimana. Ma questa tra 7 giorni si dimentica che esisti. Questa fra 7 giorni avrà sposato Pier Marco. Avranno 3 figli, un SUV, un mutuo e una casa al mare. Ecco. Fate conto che mentre parlo sta passando una settimana, di cui vi risparmierò i dettagli visto che, francamente, Ettore conduce un'esistenza miserabile e davvero molto poco interessante. Ma adesso, musica! Proverò a togliere le radici, dopo scriverò strofe solo voce, ricordando quando insieme. Ed è per questo che il flauto traverso lo possono utilizzare solamente loro nel prog, no? Sì, è iniziato, vado. Aspetta, che Loris il genio ha un regalo per te. Cioè? Ti ho promosso. Verrò pagato? Ovviamente no. Ti ho promosso a risponditore ufficiale di Special Stage. Sì, ma non esiste questa qualifica. Esiste da adesso. Scusa, qualcuno vuole sapere chi sta suonando, deve avere una risposta. Qualcuno vuole sapere quand'è il prossimo special stage, deve avere una risposta. Qualcuno vuole sapere il senso della vita, deve avere una risposta. No, lì sono cazzi suoi, non rispondere proprio a tutto, ok? Ma c'è una pettorina, una fascetta, un gagliardetto, Tony, oppure... Tony, il vero risponditore. E il risponditore è dentro. Andiamo. Sono 2 anni che sto con lui, quell'amico che presentai, non son certo che capirai, sei felice mi chiedi. Bravo, eh. Oh, giovane. No, lui. Dico, bravo, eh. Sì. Che come si chiama? Paolo Antonio. Ci sono altre date? No, dico, ci sono altre Io date. Ti giuro che se non vai immediatamente da Giulia ti provoco un'erezione adesso, sì, subito. Scusi. Oh, quando sì. È la prossima data? E fra 2 settimane. Quindi oggi è il 4, è giovedì. No, è mercoledì. Bravo. Quindi oggi. No, dicevo mercoledì è 6 giorni, quindi la prossima data. E dai, suona il. Ma ti ha mandato qui Loris? No. Un'ultima domanda: qual è il significato della vita? Non ottenere mai quello che si vuole e rimanere sempre soli. Sì, è un'erezione. Vado al barzotto, cioè al bar sotto. Al bar che sta di sotto. Prego.
sono felice. Scusa, posso farti una domanda? No. No, scusate, io non vorrei disturbare. È che io sono la protagonista di un'altra serie in cui cerco di uscire con questo ragazzo. Il problema è che io non so chi sia questo ragazzo. Cioè, io l'ho visto l'altro giorno perché fa il volontario a Special Stage, ma non so neanche il nome. Ho sentito che lo chiamano Pony. Non può essere il suo vero nome. Ma che nome è Pony? È impossibile che l'hanno chiamato così questo personaggio. Tra l'altro, io l'altro giorno l'ho visto che chiacchierava all'angolo con Giulia, la mia collega. Posso farvi solo una domanda? Lui e Giulia, ma non lo sapete. Curiosità, perché così potevo magari informare gli autori di non perdere tempo a scrivere questa storia, perché tanto lui e Giulia. Perché ovviamente se questo ragazzo esce con Giulia, è inutile che scrivete un'altra serie dove io devo uscire con questo ragazzo. Scrivete una serie in cui io mi porto fuori, non lo so, butto lì, Pier Marco. O uno un po' più simpatico di Pier Marco. A me va benissimo, eh. Questi non sono affari che mi riguardano. Comunque torno a lavorare perché sennò mi licenziano e continuerò le mie ricerche. Ciao. Aspetta, aspetta! Aspetta, che fiatone, scusa! Abbiamo fatto un piano. Lo so. Siamo quasi arrivati, mancano 5 gradini. Sì, ma voglio stare un attimo qui, in quest'angolo. Sì, ma perché qui? Ah, perché? Che c'è? Si sta bene in quest'angolo, è bello, no? Guarda che bel poster. Non è un bel poster? È un poster. Eh? Sai, quando la bellezza ti coglie, tu... Vabbè, io non dovevo neanche salire, vai a rispondere.